Oggi parliamo di arte, di teatro. Elisabetta e Cleopatra. Per distinguersi ormai. Sì, ormai tu hai cambiato nome fino al prossimo personaggio. Ha detto lei che mi pare appunto la psicologa per cercare di farmi togliere la personalità di Cleopatra. E come è diventata lei? Allora, Cleopatra è stato un successo al Teatro Bolognini, uno dei successi anche di Pistoia di quest'anno. Sì, sì. E ora siamo arrivati alla seconda. Secondo spettacolo fatto fuori di Pistoia e riscosso un grande successo. Devo dire, dal pubblico ho avuto un bellissimo riscontro. Le critiche sono state tutte molto belle, nel senso non ho avuto chi si è annoiato, chi mi ha criticato. Tutti mi dicono che è interessante e cattura l'attenzione del pubblico. Quindi per me questo è una grande gioia, perché ho potuto notare dai bambini alle persone più grandi che tutti veramente sono stati interessati a questo spettacolo, perché scorre benissimo, non dura tanto, però è concentrato e si basa appunto sulla storia vera della vita di Cleopatra. Un'ora di spettacolo che so che ha emozionato il pubblico. È emozionato tantissimo, è vero. Io penso proprio per questo l'emozione ha avuto il pubblico, proprio perché i personaggi sono riusciti a saperne ben interpretare, quindi hanno trasmesso questa emozione al pubblico. Ecco, e poi lo domando a Elisa, insomma lasciamo un attimo i panni di Cleopatra, entriamo nel web. Uno spettacolo che, pur essendo teatrale, ha avuto un'anteprima online, poi tutta una serie di condivisioni di foto, di commenti, eccetera, sui social, come è giusto che sia. Appunto, abbiamo fatto tramite appunto il fotografo Armando Linardi, abbiamo fatto dei piccoli video, dei piccoli trailer nel mese di maggio, quindi vi ho detto prima del debutto al Bolognini, li abbiamo fatti in varie location di Pistoia, tipo abbiamo fatto la solo fra me e Marcantonio in piazza Duomo a Pistoia notturna, quindi una scena molto bianco e nero, molto romantica. Poi abbiamo fatto, usando anche gli spazi del ristorante Toscana Fair, appunto ringraziamo per l'ospitalità, abbiamo fatto delle foto promozionali, anche dei piccoli video, quindi già diciamo dal mesetto e mezzo prima al debutto hanno iniziato appunto le foto e video a circolare sul web, un pochino grazie anche al mio blog, nel senso, quindi abbiamo iniziato un pochino a diffondere nella rete dei social. E poi sinceramente abbiamo avuto il Teatro Bolognini pieno, con gente in piedi, quindi grandissima soddisfazione. Ora abbiamo fatto questo spettacolo a Prato, anche lì il teatro pieno, quindi insomma la soddisfazione inizia a essere veramente tanta, anche perché noi ci abbiamo lavorato tanto, ci abbiamo creduto, abbiamo avuto persone che ci hanno dato una mano, che ci hanno creduto insieme a noi, insomma dalle estetiste, da parrucchieri, da appunto dal media manager che ci hanno dato mano sul web, agli uomini, insomma, che appunto abbiamo avuto anche gli uomini. Sì, fatto. Perché è uno spettacolo dove marginalmente ci sono anche gli uomini. Capito, perché comunque Marcantonio, Giulio Cesare, Bruto, cioè, quindi ci sono appunto stati anche dei personaggi maschili, quindi è molto difficile coinvolgere gli uomini. Sì, tantissimo. Devo dire la verità, la danza orientale, soprattutto qua in Europa, è solo ballata da donne. A me lancio proprio un messaggio importante che a me piacerebbe, sarebbe il mio sogno che anche gli uomini potessero ballare la danza orientale. Ora, c'è chi la vede la danza orientale nella sinuosità solo femminile, ma ci sono dei balli, se uno va a vedere anche i folkloristici, in cui c'è il ballo proprio maschile e femminile che si fondono insieme, sì. C'è questa, come posso dire, questa unione, sì, grande insomma senso di coinvolgimento, e devo dire che lo spettacolo renderebbe anche qualcosa di più allargato, più aperto. Ecco, qui c'è diciamo una mia piccola riflessione. Di solito in teatro a vedere lo spettacolo è la donna che vuole andare. Secondo me i vostri spettacoli sono uno dei pochi dove l'uomo l'accompagna volentieri. Un pochetto sì, davvero. Perché l'arte è arte, ma anche l'ottimo è la sua. Brava, perfetto, mi hai rubato la battuta.
Senti, so che il vostro carnet 2015 si sta cominciando a riempire, sì. Che avete dei progetti, alcuni che non si potranno svelare. Però ci stiamo lavorando e secondo me posso solo anticipare questo, sarà molto più complesso e con delle novità. Bella gioia della sceneggiatrice. Novità che anche a chi non piace magari la danza proprio del tutto, la danza orientale, ci saranno degli elementi in cui coinvolgerò un pubblico ancora più vasto. Benissimo, qui siamo al Coworking Pistoia dove abbiamo fatto la nostra prima intervista in questo spazio innovativo, secondo me, di Pistoia. Io mi auguro di incontrarvi presto per, permettetemi l'ultima battuta, svelare i vostri progetti. Ciao e a presto! Grazie.